Nicoletta sa bene quello che deve fare. E noi la sosteniamo qualsiasi saranno le sue scelte. È molto importante quindi che ci sia solidarietà e conoscenza delle motivazioni che portano Nicoletta a disubbidire. Io non ho fatto altro che proseguire la strada che già avevo intrapreso, perché non ho mai firmato, avrei dovuto firmare quotidianamente, non ho accettato e non ho obbedito all'obbligo di dimora a Bussoleno e adesso sono arrivati i domiciliari. Me l'aspettavo, non li rispetto, sono qui. Ho scelto questa forma di resistenza perché giudico assolutamente ingiuste queste misure cautelari che non hanno nessun senso se non quello della vendetta, di un potere che si vendica dei popoli che lottano, e perché rivendico il diritto a resistere nella lotta contro il TAV come in tutte le lotte che ormai si alzano in questo paese. Queste misure sono delle misure che tendono a tenerci tutti quanti a casa, a farci spaventare, a farci dimenticare che c'è un cantiere illegale, che è lì l'illegalità. Nicoletta invece rappresenta la legalità della nostra giustizia e del nostro amore per la terra. Le loro misure repressive non le accettiamo. E poi, sinceramente, collaborare facendomi carceriera di me stessa, rimanendo chiusa nella casa che amo forzatamente, o accettando di piegarmi, di inginocchiarmi davanti ad un potere che è sempre più ingiusto, non fa per me, non fa per nessuno di noi. Abbiamo una dignità, la difendiamo, siamo nati liberi, liberi restiamo.